Siamo ancora nello studio 3, come ogni settimana, e dallo studio 3 noi partiamo con i nostri temi di lavoro in corso, affrontiamo dei temi regionali, faccio una piccola, c'è sempre con me Pietro Caruso, poi abbiamo un ospite che vi presenteremo tra pochissimi secondi, e andiamo avanti cercando di affrontare appunto temi regionali che però abbiamo anche un respiro nazionale. Cerchiamo di commentarli, cerchiamo di avere dei contributi, insomma cerchiamo di fare un servizio di comunicazione vero e proprio. Allora, oggi affrontiamo, tempo fa abbiamo affrontato un po', siamo andati in casa del PD, Partito Democratico, nel movimento quando Renzi ancora c'erano le primarie, eccetera, eccetera. Oggi entriamo invece dalla parte opposta, cioè entriamo in ambito centrodestra. E abbiamo invitato questa mattina, lo ringraziamo per essere venuto qui in studio da Forlì, Alessandro Rondoni. Ciao Alessandro, grazie di essere venuto. Grazie a voi. Alessandro Rondoni, tanto per cominciare, e credo che quello lì non se lo toglierà più di dosso, è un giornalista professionista. È il tuo mestiere. Però al tempo stesso è anche capogruppo del PDL in Consiglio Comunale, nuova centrodestra. Pietro, fai una scheda. Ma la scheda è questa. Con la separazione consensuale ma dolorosa, molto dolorosa, fra Angelino Alfano, il nuovo centrodestra, e Forza Italia, che con un po' di ambizione di Belletto si chiama addirittura Forza Italia 2.0, con Silvio Berlusconi, con l'eterno Silvio Berlusconi, il centrodestra ha due anime, neanche altre, ma queste sono le due principali. Con noi, nella trasmissione che voi vedrete di sera, abbiamo Alessandro Rondoni, che è un pezzo pregiato del nuovo centrodestra, perché ha un'esperienza come capogruppo consigliare del PDL, lo sentiremo, l'ha difeso fino all'ultimo, ma ormai la separazione è di fatto, c'è un gruppo di Forza Italia e il gruppo del PDL che continua a esistere, e c'è Forza Italia che tenta di qualificarsi per candidarsi. Il dramma di questo partito, con i problemi che d'altra parte peraltro ha il PD, ma li ha risolti in parte con le primarie e la vittoria di Renzi, è che questo è un partito che è separato a livello nazionale, ma in molte amministrazioni locali è all'opposizione insieme all'altra forza. E vedremo a maggio come queste contraddizioni riusciranno a comporsi, sono l'oggetto anche con Leonello delle domande che facciamo poi a Alessandro Rondoni, per capire dove va la politica del centrodestra. Ecco, Alessandro, dove va la politica del centrodestra? Tanto voglio dire, come mai ai giornalisti viene chiesto di entrare in politica, quindi questa è una cosa che a Forlì è si dice con una bella espressione della voce, sono solo fatti tuoi. Sono solo fatti tuoi. A Forlì è successo, a me è capitato di fare questa esperienza nel 2009 come candidato sindaco. Lasciando peraltro, scusa se ti interrompo, la direzione di un settimanale, Il Momento, che era settimanale ma non lo è più, mi sembra adesso, poi ci racconterai qualcosa, eccetera, esatto, ed era un settimanale molto interessante, poi ha lasciato, ahimè, non poteva fare diversamente, ho fatto questo servizio in questi anni, voglio definirlo di volontariato politico, perché c'è chi fa il volontario andando con gli anziani, aiutare i bambini andando in Africa. Beh, quello che faccio io con Pietro Caruso di andare con gli anziani, dai. No, questo credo che sia a livello professionale. No, io dico andare in consiglio comunale di questi tempi, con la crisi, con l'antipolitica, questo va detto anche in un anno quanto prendete come consigliere comunale? Credo 1.500-1.600 euro. Noi non siamo la casta, siamo quelli che abbiamo i costi della politica, quindi paghiamo l'onda di ritorno. Questo va detto a merito anche del sindaco, al di là delle diversità politiche che meritano un consiglio. Noi abbiamo fatto una campagna elettorale nel 2009 avvincente, credo anche elegante, molto bella, che ha portato i cittadini al voto, al ballottaggio, e poi al ballottaggio che è stata un'ulteriore partecipazione. Detto questo, rispondo al percorso. Io nasco civico e mi contraddistingo per questo rapporto da giornalista, di fatto, da comunicatore, in mezzo alla gente. La politica si fa in mezzo alla gente, prima di tutto, non nelle segreterie dei partiti. Io l'ho individuato anche come metodo con simbolicamente il Rondo Point, che è questa edicola che si è trasformato in piazza, dove Mussolini e Nenni si trovavano a commentare i giornali socialisti di allora. E quindi quel luogo, le ombre si captano ancora. Si sente un po' sono sotto la chiesa del suffragio che ha un'iscrizione mortuaria terribile. Quindi bisogna stare attenti. Però lì c'è il flusso di Forlì, Camera di Commercio, mercato, infatti, l'ex bar della Borsa. Assolutamente. Domani ci sarà Italia. Oggi Libreria Feltrinelli. Abbiamo veramente lì il passaggio. Io andavo lì a cercare le notizie. E vado lì a cercare le notizie da portare in consiglio comunale. Quindi il metodo non cambia.
Detto questo, io dico 5 anni di consiglio comunale all'opposizione, credo con critiche anche dure, va detto, perché aeroporto, Sapro, ASL, tante cose non ci hanno convinto, ma sempre per portare avanti il bene di Forlì, io ho portato il sindaco quando me l'ha chiesto dal ministro Lupi, l'università, per cercare qualcosa sull'aeroporto. Oggi abbiamo un passaggio, e lo dico dal nostro fronte. Credere a una politica estremista, centralista di qualcuno, un uomo solo al comando, o vogliamo portare avanti il popolo, la gente, la democrazia rappresentativa? Vogliamo guardare avanti, vogliamo guardare all'Europa, vogliamo il bene di una città anche se siamo opposizione, sappiamo dire ai cittadini domani potremo essere pronti a governare in maniera ampia, anche partecipando con fette di quell'elettorato che non va più... che andava a votare oggi non ci va più, oppure quelle persone che sono andate credendo in un progetto ambizioso ma anche legittimo della centrosinistra e oggi si trovano un po' scornate, perché evidentemente non siamo noi soltanto a dire la giunta dei prof nel caso di Forlì, va a casa, è lo stesso sindaco che la manda a casa, quindi evidentemente qualcosa non torna. Io mi auguro che la prossima campagna elettorale, chiunque siano i protagonisti, veda, e arriveremo anche questo. veda questo protagonismo nel centrodestra. Cioè, innanzitutto, quanti siete adesso nel centrodestra? Ecco, quanti centrodestra ci sono? Esatto, quante opposizioni potremmo dire più generale? Cioè, allora, la parte alternativa alla sinistra deve fare un salto di qualità. Non può fare i cespugli, i cespuglietti, difendere bandierine e carrierine, perché altrimenti questo porta, a mio dire, una frammentazione che favorirà sempre o il partito più, tra virgolette, conservatore, che c'è in questi territori, che da decenni conserva il potere, o la protesta più comica, quella che magari prende la pancia, oggi Grillo, tanto per essere sinceri. Io credo invece che si debba fare un progetto nelle municipalità di lista civica, ampia e partecipata. Per il centrodestra io ho preferito scegliere, ma lo sono sempre stato, quindi sono rimasto la colomba, l'uomo coerente, il colombone, io mi chiamo Rondoni, quindi sono la colomba per forza di cose, quindi io gioco anche per far capire che non possiamo amare il partito per il partito è uno strumento. Io voglio guardare a un'Italia pacificata, possibilmente sviluppata, così anche Forlì, e a un'Europa dove l'Italia è protagonista, certo un altro tipo di Europa, un'Europa dei popoli, un'Europa dove la moderazione della politica non è il nemico da battere, dove si costruisce il futuro di un'area che era stata una volta l'Europa centrale anche nei progetti di sviluppo economici mondiali, oggi molto meno, è residuale, però deve avere la forza e il coraggio di riscoprire non solo le radici, che rischia di essere un discorso bello ma un po' datato, ma di riscoprire l'area del Mediterraneo come l'area del luogo di incontro di popoli e culture, e lì si soffre questa problematica, l'area del nord Europa capace di servizi qualificati, però che deve avere un'anima, altrimenti diventa fredda burocrazia, e l'Italia per la sua storia ha tanto da dire. Senti Rondoni, ma la questione de visu, vista direttamente, di questa nuova leadership di Angelino Alfano, come ti si presenta? È effettivamente leader o è ancora, come si dice, all'apprendistato? Allora, io sono andato sia al tempio di Adriano a Roma, quando c'è stata la firma iniziale, poi agli studi De Paolis, alla prima convocazione. Quindi hai seguito tutto. Ero a Pesaro l'altro giorno, alla convention del giovanile. Movimento giovanile, mille giovani d'Italia. Ero a Bologna, so che faremo a breve anche qualche appuntamento regionale, credo con la presenza di Alfano. Alfano è un leader. Io l'ho sentito parlare un'ora, proprio lì in queste occasioni, è uno che ragiona. Se cerchiamo però nel leader quel carisma ipnotico che il quid, è una cosa che può interpretare. No, io dico, se vogliamo il carisma televisivo, il carisma di, ecco, io credo che dopo tutta la lunga stagione di un uomo importante che ha dato un contributo importante, che però non può ripetersi per tante ragioni, ecco, credo che più che un leader unico ci voglia una squadra. Ecco, io ho visto un leader e ho visto una squadra. Ministri giovani, gente preparata, giovani che si fanno adesso nei circoli, nelle varie iniziative. Io mi ritengo un giovane della politica, ma non più un giovane di età anagrafica. Vogliamo portare il contributo anche dell'esperienza del territorio, perché la cosa che mi ha convinto è uno che dice venite a Roma e contribuite a costruire questo movimento politico. Infatti andremo a marzo
all'Assemblea Costituente, perché ancora non c'è nulla di costituito fino in fondo, è tutto un itinere, quindi è lavoro in corso. Quindi, non c'è da quindi non c'è da aspettarsi un successo elettorale straordinario, vi siete nati a dicembre. Credo che prima ci sia una lunga attraversata nel deserto, e questo noi siamo abituati a farlo, altri magari sono più abituati a stare appoggiati, fermi, un po' troppo fermi, godendo dei successi personali. Al vecchio casato del leader. Ecco, è un altro modo di fare politica. Credo che anche questo ricalchi una differenza sostanziale. Io mi sono andato a guadagnare uno per uno, tenendo unita una coalizione di partiti. Che non è facile, tra l'altro. Non è facile, un territorio come Forlì che ha le sue consuetudini. Cioè, credo di essere abituato più di altri ad attraversare il deserto, andarmi a cercare un volto ed eventualmente un voto, ma necessariamente un volto prima di tutto. Certo. E quindi anche andare in consiglio comunale 5 anni da oppositore, rimanendoci, conquistandosi comunque uno spazio di manovra e di ascolto, e qui devo ringraziare i giornalisti, Caruso che è un analista certo. importante della politica forlivese, non solo romagnolo e nazionale. E anche un suggeritore. E beh, lui no. sa cogliere, e noi lo guardiamo attentamente, perché sa cogliere le onde della città. Noi interveniamo in consiglio comunale, io credo di essere intervenuto in tutti i consigli, sono sempre stato presente, e poi sono intervenuto a fronte sì. di non ricevere, ma di dare, no, certo. come è giusto che sia la politica oggi, bisogna dare, non ricevere. Se io pensassi alla carriera, avrei sbagliato quasi tutto, perché anche prima bisogna andare sì. con la sinistra, poi stare magari nei partiti collaudati, poi stare con quelli più certi di voto. Cioè, se sta, perché sei qua in Emilia, infatti, se mi stavi dicono, a Roma era il contrario. Oppure in Lombardia. Eri dalla parte giusta. Oppure in Lombardia. Certo, quindi, sono una mission. Sì, è un po' una missione, ma detto questo ci vuole una forte connotazione culturale e anche giuridica. Io sono per le istituzioni, quando sono laureato in giurisprudenza e avevo questo portato giuridico e volevo fare magari l'avvocato, beh, insomma, oggi vedere la difesa di un'istituzione come il Consiglio Comunale, poco che sia, per me mi inorgoglisce. Aver partecipato comunque a tenere alto il livello qualitativo, per come è stato possibile, certo. di un Consiglio Comunale, beh, insomma, nella mia vita posso senti, dire... Rondone, ma che cosa ti fa più paura dell'antipolitica di questi ultimi anni? Il non ragionare. Quando la gente, solo con l'istinto, pensa di dare delle sentenze definitive, questo vale per la politica come la vita personale. Se uno deve scegliere di acquistare un'auto, o piuttosto di acquistare un appartamento, oppure decidere di sposarsi Tizio, Caio, o una donna che... O Sempronia. Esatto. E fa solo sull'onda di un'eccitazione momentanea, beh, questo è condannato... 9 volte su 10 a perdere la partita. Certo. Ragionare. A me piace trovare dei luoghi dove si ragiona e si può anche ragionevolmente cambiare idea o modificarla o comunque... Sì, però questo razionalmente è il discorso più lucido che si possa fare. Però avrai visto, e sarà non solo per lo scenario locale, qui ci sono però dei fattori di accelerazione della crisi che stanno facendo perdere la testa anche a ceti sociali, tutto sommato, che fino a ieri erano nell'ambito blindati. Della razionalità infatti, sociale. Infatti paghiamo i 20-30 anni di non riforme, anche chi ha avuto maggioranze importanti da una parte o dall'altra non ha saputo incidere in tempi veloci e questo portato di corpaccione burocratico, di Stato centralista, io dico per usare un'espressione anche un po' da slogan politico, ma di situazioni non cambiate, oggi si riversano pesantemente sull'Italia, che è già in crisi e la crisi globale poi colpisce più duramente. Però c'è un problema, io sono per quelli che costruiscono, non per quelli che distruggono ulteriormente. Apprezzo da una parte e dall'altra chi, oltre alla giusta dose di protesta che dobbiamo saper anche guidare, perché la protesta l'abbiamo anche noi siamo uomini di protesta, però non basta andare in piazza con i forconi o fare uno slogan in un consiglio comunale contro insomma, un sindaco. Bisogna costruire. La protesta va sempre. E cos'è che bisogna costruire? Qui. Una presenza nuova. Io ho imparato da giovane da Solidarnosc. Solidarnosc ha fatto implodere quello che forse è il più grande corpaccione che esisteva, non andandogli contro, perché non aveva né la forza, né i numeri, né la potenza, ma costruendo un soggetto nuovo di libertà, cioè quel famoso verduraio che una mattina, invece di dire sì al capo, dice io sono un'altra cosa, faccio un'altra certo. attività, faccio un'altra, io sono il Rondo Point, uno che dice sono un'altra cosa. Percorso, piano piano questo fa implodere. Certo, percorso difficile, hai scelto più lungo, un percorso molto difficile e molto più lungo. Cioè tu hai tentato, sostanzialmente hai fatto la scelta di leggere la città, di leggere Forlì, il territorio, certo.
A Forlì è una città molto difficile, me ne dai conferma? Sì, proprio difficile, Forlì. Ma con delle grandi, grandi, belle potenzialità. Non solo del passato, per essere la città, piccola Roma, i suoi connotati anche razionali, ma per essere una città che ha dentro una capacità di conduzione dei processi, che però per una sorta di autodifesa, oggi i forlivesi sono come impauriti da se stessi. Sempre. Poi dopo la scaricano sulla politica, ma è come se non avessero una dose di coraggio, avessero perso l'autostima. Ecco, invece io ho fatto vedere che un forlivese, medio quale posso essere io, si può mettere in piazza, faccia al vento, di fronte alla gente, dicendo alcune cose giuste, le avrò dette, alcune cose magari sono rivedibili, io stesso non ho la presunzione di infallibilità. No, però mi sono messo a discuterle con la gente, a portarle in un consiglio. Mi permetto però di dirti che tu non sei, non appartieni a una famiglia media, appartieni come culturalmente media. No, i Rondoni e i Gardini sono famiglie medio-alte, si diceva una volta, nella anche, connotazione sociale. Beh, anche i Caruso e i Flamini. Vabbè, ma quello... No, perché tu volevi farti una domanda per agganciarla alla tua esperienza personale, che è una cosa che anche a Leonello interessa. Tu sei un allievo di Don Francesco Ricci, che è uno dei teorici di Comunione e Liberazione, o quantomeno un uomo di grande... Personaggio straordinario. Personaggio di grande interesse. Ma che cosa vuol dire per te poi a livello questo a livello della mia formazione, e ringrazio questa citazione perché è stato veramente un maestro, una figura autorevole. Ricordiamo anche ai telespettatori più giovani. Un prete che è morto nel 91, che ha attraversato una lunga stagione come missionario, amico di Don Giussani, quindi fondò i primi circoli giovanili, allora si amico anche di Carlo Wojtyła. Amico di Carlo Wojtyła, andava a trovarlo quando era a Cracovia, arcivescovo, quindi lo conosceva prima ancora. Certo. Aveva studiato tutto con questo centro studi Europa orientale, tutti i fenomeni oltre Cortina dal punto di vista culturale, non solo religioso. Quindi a noi giovani che andavamo in bottega redazionale a correggere questa rivista impossibile da leggere per un giovane che era Xeo, io vedevo i bollettini dei poteri dell'est, Cecoslovacchia, Ungheria, Romania, c'era Jugoslavia, la cortina di ferro. C'era la cortina di ferro, e lui che dava voce a quelli che non avevano voce e portava da questi viaggi improbabili. Io ricordo una scena, la posso dire perché sono passati anni, dalle scatole dei cioccolatini si mettevano forse dollari e si portava là e si ricevevano foglietti piegati, stagliuzzati, che poi erano le poesie di qualche poeta, una qualche riflessione di qualche teologo. In senso qualche... buono, di Pizzini, insomma, erano editoria, contrabbando. Editoria clandestina. Editoria clandestina. Quella che in russo Samizda, si chiamava Samizda. Bravo, Samizda. E io allora mi sono formato a questa bottega e quindi se sono giornalista lo devo molto a questo inizio di percorso da correttore di bozze. Poi anche l'ideale, lavorare per la libertà, impegnarsi per la libertà, lì addirittura la libertà di popoli che erano soggiogati da un potere che li teneva schiacciati, senza libertà di incontrarsi, di autodeterminare formazioni politiche, di avere una libertà di voto, quindi i fondamentali della democrazia. Certo. Qua non siamo a questi livelli, abbiamo un altro tipo di problema, di trovare le motivazioni per impegnarci, visto che la democrazia c'è, perché non ci impegniamo? A sorreggerla, a cambiarla. Quindi anche tu sostieni che con la caduta del muro di Berlino, nella fine del comunismo, dall'altra parte c'è un bisogno di maggiore responsabilità. Assolutamente. E non si può urlare come un ossesso al nemico, al lupo, alla sinistra e basta. Bisogna assolutamente trovare dei processi motivazionali, dico io, di impegno, che vogliamo essere sinceri fino in fondo, non appartengono alla politica, appartengono al campo educativo, quindi famiglia, scuola e altre agenzie. Altre istituzioni. Quindi la formazione di un uomo non è uno scherzo, non è che l'uomo nasce ed è già fatto. L'uomo nasce e poi ha un lungo percorso di formazione che deve essere aiutato, e quindi non c'è un'autoformazione. Formazione. Dipende dagli incontri. Io ho avuto la fortuna di incontrare Ricci. Quello che hai appena detto e che hai accennato, che è molto bello, secondo te è quello che sta succedendo, forse dico una cosa molto grossa, ma insomma, sta succedendo con Renzi e l'incontro con Berlusconi, cioè non è il nemico ma... Assolutamente. Ecco, è quello che sta succedendo, io secondo te, questa può essere l'interpretazione. Io credo che sia assolutamente importante che chi fa il leader politico da una parte o dall'altra abbia una concezione ampia della politica, non come lo strumento per bastonare un'altra parte, ma per concorrere. Marx aveva insegnato così, io quando ho avuto nella mia vita, forse sarà l'unica esperienza... Anche Mussolini. Anche Mussolini. Forse sarà l'unica esperienza di candidatura
amministrativa, per realtà io con Roberto Balzani, lo devo dire, mi confrontavo già ai consigli settuali, studenteschi, ma a parte la formazione studentesca, comunque è stata importante, perché fare delle assemblee di base studentesche negli anni 70, metà anni 70, fine anni 70, ha dato un bel... Assolutamente. Dopo magari i giovani successivamente hanno vissuto altre generazioni di problemi. La democrazia scolastica è stata una bella palestra. Ecco, è stata una bella palestra, bravissima. Certo. Io oggi quando vado a confrontarmi con... il sindaco, con il candidato di allora Balzani, poi divenuto sindaco, non avevo di fronte un nemico, avevo di fronte un concorrente che aveva le sue idee, alcune anche rispettabilissime. C'è un'apertura mentale diversa. Beh, allora io quando prendo 30.000 voti circa a Forlì, credo di rappresentare non una fazione, un gruppuscolo, un gruppo di fanatici, una consistente parte dell'opinione pubblica, dell'elettorato, dei cittadini, e la devo portare rappresentata bene, se possibile, questo deve essere il mio orgoglio, in Consiglio Comunale, con le sue problematiche, con le sue aspettative e con le risposte che riesce a dare. Certo. Ci fermiamo perché abbiamo un po' sforato, ma riprendiamo subito dopo la pubblicità, riprendiamo questo bellissimo percorso, questo discorso che stiamo portando avanti con Alessandro Rondoni. Ci vediamo tra poco.